Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video. So già cosa state per dire, so già che state per dire: oh mio Dio, 2 giugno di fila Clash Royale sbuci, il tuo canale si sta trasformando, è sparito Minecraft dal canale ed è apparso solo Clash Royale. Non è vero, l'ultima cosa che ho detto, sta sparendo Minecraft dal canale è in parte vero, perché questa settimana effettivamente c'è tipo 2 video di Minecraft e basta. Ma fondamentalmente, come vi ho sempre detto, ci sono dei momenti in cui io posso anche non portare un video nonostante vada bene, come quando ho smesso di portare Clash of Clans, quando ancora Clash of Clans realmente andava ancora da Dio, però non avevo voglia di registrare, non avevo voglia. In questo caso non è tanto questione di voglia, ma è questione di un sacco di cose, come magari pochi momenti nella quale ho voglia di registrare Minecraft, ma non perché mi sta passando la voglia, perché magari ho dei momenti incasinati questa settimana di fatti, e quindi un sacco di cose vanno a incrociarsi. Magari ho un momento ma non ho quel momento di voglia, magari ho quel momento di voglia ma non ho tempo. Il fatto di aver iniziato a fare tanta attività fisica, ovvero lotta, palestra e corsa o camminata ai giardini allo stesso tempo, fa sì che il mio fisico ne stia traendo benefici in questo momento, ma per riuscire ad arrivare ad un, diciamo, bilanciamento degli orari, ho dovuto fare dei sacrifici. Quindi questa settimana è andata così, dalla prossima rinizierà tranquillamente la programmazione di prima e i giochi nuovi che vi ho portato sul canale. Come detto ieri, vi invito a guardare gli ultimi video di questa settimana che sono usciti, perché trattano giochi che non ho mai portato sul canale e potrebbero essere potenzialmente serie nuove. Ora che ci siamo dilungati un botto, voglio parlarvi di quello che avete letto nel titolo, ovvero cambiamenti in vista. Perché? Perché hanno annunciato la patch del 21, quindi il 21, che è martedì mi sembra, ci sarà una patch e ovviamente porterò un video, spero, o il 21 o il 22, sui mazzi nuovi che si possono giocare in maniera performante con la nuova patch. E vi farò vedere in diretta la patch che ho intenzione di fare. Come ho sempre fatto, io non pete il cazzo, l'ho vista stamattina e ve la sto portando oggi per parlarne un po' insieme, più che altro nei commenti, così magari fate sapere secondo voi quali saranno le carte più giocate, quali saranno le combinazioni più utili e così via. Allora, finalmente, e finalmente anche no, perché io lo giocavo un sacco, depotenziano lo grider, ma effettivamente è troppo forte. Cioè, lo tiravi, anche se dava 2 colpi alla torre, già contento, faceva un botto di danno, adesso farà il 6% in meno. Stessa cosa per inversa e per il principe, che farà il 9% il danno in più, che è un botto. Pecca, stessa cosa, vi tira 3 colpi, vi sciotta la torre, adesso c'ha l'8% in più del danno. Si vede che, diciamo, che il pecca riusciva difficilmente ad arrivare sulla torre, e più che altro si perdeva un sacco su alcune truppe, adesso probabilmente le one shotta. Hanno diminuito il tempo che ci mettono i goblin a spawnare dal goblin barrel, ovvero il tempo che il goblin barrel casca. C'è quel secondo virgola 2 che i goblin spawnano e poi iniziano ad attaccare. Adesso è un secondo solo. Secondo me non è un aggiornamento così influente. Hanno diminuito il tempo che ci mette l'X-Bow a entrare in campo e hanno aumentato i punti vita che ha l'X-Bow del 20%. Magari questo aggiornamento farà sì che torni in voga un pochino il mazzo con l'arco X. Ah, mi chiedete sempre perché non metto in italiano il gioco, perché io per conto mio lo preferisco in inglese, tanto ve lo sto dicendo io. Hanno diminuito il tempo che ci mette il mortaio a essere castato, come appunto l'arco X. Hanno aumentato il tempo che dura la fornace, che adesso si vedeva poco spazio per la fornace, magari adesso ne vedremo delle belle. Hanno rimosso la spinta che veniva data indietro alle guardie, ovvero i 3 scheletri con lo scudo, quando gli si rompe lo scudo. In pratica prima veniva spinta indietro, adesso non più. La witch, ragazzi, è stata già potenziata la patch prima del 5% il danno. Siccome hanno detto il 5% non basta, aumentiamogli del 17% il danno alla witch. Quindi secondo me questo aggiornamento farà sì che la witch verrà veramente usata parecchio. Hanno aumentato il danno del mastino lavico, che io non ho, quindi mi gira il cazzo, del 28%, che è tanto, perché è un terzo in più, è tanta roba, ragazzi. Hanno nerfato tantissimo gli scheletri, che a costo 1 mettevano 4 scheletri, adesso ne spawnano 3 e basta. Hanno diminuito la vita del cannone, che nonostante fosse stato depotenziato già in precedenza e per un momento era sparito dalla circolazione, è stato rigiocato un botto, che comunque aveva comunque tanta vita, e hanno aumentato la vita della Tesla, che effettivamente è sparita praticamente. Questa è la patch che hanno intenzione di fare riguardo ai cambiamenti delle carte. Adesso io farò questo video per montare un mazzo insieme a voi e giocarci un paio di partite con delle carte, anzi proverò a montare un mazzo che in pratica secondo me verrà usato dopo la patch. Quindi probabilmente adesso prenderò i cazzi, ovvero perderò sicuramente, ma magari dopo la patch si giocherà questo mazzo e mi chiameranno il profeta della Madonna. Ovviamente cambio il mazzo di solo pozioni, avete visto ieri, e mettiamo, secondo me la witch verrà usata sicuramente come il principe, come difesa verrà usata la Tesla, ok, da me in questo caso. Potrei giocare un mazzo che costa tantissimo, ragazzi, ma davvero tanto, però mi sembra un po' esagerato mettere anche un pecca, porca troia, se mi sembra esagerato. Alla fine il mazzo costa 4.4 e secondo me potrebbe funzionare. Witch ovviamente dietro al pecca, quella è la strategia di base, e magari principe dalla parte opposta.
apposta, estratto di visir e così via. E adesso andiamo a fare queste due partite in scioltezza e poi il video va a finire qua, ovviamente, cioè sperando di vincerle già adesso. Perché però se le vincessi adesso, ragazzi, dovete capire che se adesso vincessi queste partite sarebbe strano, perché dopo le carte sarebbero nettamente più forti. Certo, ci sono molte variabili. Partiamo di strega, che fa danno a Wave, ve lo ricordo, e di principe. Ok, vediamo un po' come va. Vediamo un po' come va. Fai gli scheletrini. Fai questi cazzo di scheletrini. Vabbè, niente da fare. Io quasi, ragazzi, su quel gigante ci metto il pecca. Mi sa di... Madonna, lo metto qui il pecca, guarda. Madonna, se lo metto qui davvero. Dagli una frustata, spom, ma minchia. Ecco, con quel danno percentuale in più la one shot. No, vabbè, non me ne frega niente. Cosa vuoi fare per contrastarmi? Cosa vuoi mettere? C'ho la fireball qui pronta per te. Quello non ci voleva. Vaffanculo, metto il Easier Collector e il frustatore per... Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. No, dai un colpo. Uno, boom, ne va. Non ne tiravo nemmeno uno, ho anche filato la fireball. No, raga, no, che fail, ragazzi, clamoroso. Clamorosissimo fail di... Minchia, i miei sgherettini sono stati trucidati dai suoi sgherri. La mia torre non ha fatto niente nel frattempo. Vabbè, adesso cerchiamo di giocarcela un po' meglio, ragazzi. Questo secondo frangente di gara va giocato nettamente meglio. Ma proprio nettamente. Tipo, ad esempio, pecca e strega. Ad esempio, adesso lui ha fatto una giocata un po' particolare. Facciamo pecca, strega, e ci teniamo anche il mana per la Tesla, però. Se no, che giochiamo a fa'? No, facciamo così, ragazzi. E così anche, girati. Vabbè, non si girerà mai, ovviamente. Vabbè, fanculo. E tiriamo la witch qua dietro, ragazzi. Ho tirato anche l'upgrade, ma non me ne frega niente. Guarda, tanto, cioè, il mio pecca shotta tutto, raga. Il mio pecca shot anche loro. Shotto tutti, ragazzi, non me ne frega niente a me. Vai, pecca un colpo, devi tirare un colpo solo. Non è difficile, anche due se ce la fai. Mamma mia, tira anche il secondo. Che eroe. Gli scheletrini, bravi, bravissimi. C'è la mia Tesla lì, ragazzi. Vi ricordo che la mia Tesla comunque sia qualcosina dovrebbe fare. Sì, vabbè, insomma, è abbastanza effimera, però comunque è una Tesla. Qui ovviamente sui barbari ci tiriamo una bella fireball di quelle boom della serie shotto tutto. Qui ci tiriamo anche gli scheletrini, gli affaretti piccoletti. Ok, cosa ci vuole qui? Altri sgherri piccoli che vanno a shottare i suoi sgherri grandi. Ci vuole anche un'altra Tesla, perché sennò è un problema. Tesla, uccidi quella schifezza. Ok, vediamoci, c'ho la fireball pronta in canna, ragazzi. Però il problema è che non voglio azzardare. Ok, potrei fare questo. Ecco, questo non ci voleva. Però adesso devo shottare il tutto. Facciamo con il Sir Collector qui, nel caso lui dice io tiro un coso lì. Ecco, tipo questo, vedete? Io ho anche le frecce già pronte, ragazzi. Quello dovrebbe essere shottato easy, proprio. Va, tranquillo, Fra. Non ti preoccupare. Tiriamo un altro principe. E vabbè, te ci hai rotto il cazzo. Però basta, tiro una fireball, ragazzi, Ho tirato una fireball probabilmente azzardando molto, ragazzi. Esattamente. Però ho la strega qui che ci aiuta. No. Così no. Così no, mi fai girare le palle. Così no, mi fai girare... 88 HP. 88. Stepney confirmed. Facciamo, diciamolo. Colpa di meno 40. Questa, ragazzi, non diciamoci cagate. Se io avevo questo famigerato 17% della strega, poi 8% del pecca, con quelle due frustate in più, avevo spaccato la torre. E questo è andato di fatto. Però ovviamente ho perso. Potevo giocarmela meglio? Ciumbia, se potevo giocarmela meglio. Non si scrivete nei commenti sbucci una testa di cazzo. Se lo volete scrivere in maniera ironica, metteteci anche un hashtag. Hashtag sbucci una testa di cazzo. Oramai è l'hashtag per antonomasia di quando faccio le cappellate. Partiamo subito di Elisir Collector e spacchiamo il mondo. Vabbè, lui tira questi affarini qui. Noi li caghiamo zero, giusto, ragazzi? Ci prendiamo i nostri 300 danni. Ma ci va bene. Pure la fireball. Vabbè, allora vuoi perdere? Dillo, cioè non è più Elisir nemmeno per sbaglio, praticamente. No, lui addirittura ha l'Elisir per i barbari al 10. Grazie, signore, grazie. Sei veramente gentile e premuroso con me. Vai, strega, fagli vedere chi sei. Hai fatto il tuo dovere. Però sti gran cazzi. Vorrei far notare che tipo la sua fireball ha tolto 300, quindi probabilmente anche la fireball è livellata abbastanza alquanto. Eccolo lì. Poi cosa? Madonna, ci metto questo davanti. E questi anche qui ce li metto. Guarda, spaccalo, spaccalo sto. Vai, attacca gli affaretti, bravo. Attacca i goblinini, bravo. Che top, spaccalo. Spom, bravo. Il fustigatore. Ora arriva lì e spacca. Tiro una fireball in prediction. L'ho tirata in prediction, ma è andata male. Tira due colpi. Mamma, se tiri il terzo sei il mio eroe.
Mamma mia, la storia è andata così. Cioè, proprio, mamma mia, tira un colpo te pecca. No, vabbè, non ce la fai. Vabbè, ho chiesto troppo. Va bene. Ora, prima di tirare l'Elixir Collector, però, aspetto un secondo, che lui è infingardo. Lui è pieno di mana in questo momento. Quindi, se tira poi l'Hog Rider, me lo tira al culo. Quindi, facciamo che tiro la Tesla. No, prima tiro l'Elixir Collector. Lui dice, oh, tiro l'Hog Rider allora. E io tiro la Tesla. In quel caso, no, ha tirato quello. Allora, visto che lui ha tirato quello e fa tanto lo spavaldo, io metto un pecca qui. Proprio della serie, adesso tu vuoi tirare l'Hog Rider? Tira l'Hog Rider, vai. Così do una frustata con il pecca e ti ricordi tutta la. Che cos'è questa roba? Vabbè, lo shot, no? Boom! Tu spara la Tesla però adesso, testina di legno. Spara la Tesla, vai, vai, fai quello che vuoi. Vai, aspetta, 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 tiro anche la Fireball così sei contento. Tira la Fireball così. Vai, top! Pum! Due addirittura, mamma mia. La tristezza, ragazzi, due di quei cosi. Cioè, della serie proprio non posso non spaccarti la torre. Non me l'hai spaccata però. Fra, non me l'hai spaccata. E tiro anche un altro pecca io qui. Ti tiro due pecca. Voglio vedere come reagisci tra due pecca. Vai tranquillo. Ti tiro anche una Tesla qui. Ma proprio in scioltezza. Non so perché ho tirato una Tesla lì. Tiro anche una Fireball in caso tu voglia fare qualcosa. Shottate quello schifo. Boom. Vai, vogliamo ragazzi un colpo del pecca. T'ha tirato un colpo al pe. Ma ti sto distruggendo. Vai, spaccato la torre. Wow. Bravo, forse hai perso però. Ti ho tristellato, fra. Fra, io ti ho tristellato, sbaglio. Fai anche così con i pollici, è giusto, perché devi spollicciare per questo video. Io ti ho asfaltato. Io vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, una condivisione. Se vi piacciono questi video dove io provo a pronosticare un mazzo che sarà strausato, che poi mai è vero, non sarà mai usato un mazzo del genere. Nella prossima patch vi invito a lasciare un mi piace, appunto, se vi è piaciuto questo tipo di video. Commentate se vi piace, appunto, questo tipo di video. E iscrivetevi al canale e anche ai miei social, che sono qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo comunque al prossimo video. Per questo video è tutto. Ciao Nini!